Ciao a tutti da Vittorio. Mercato, ieri una giornata abbastanza fredda per la Lazio, no? Si è mosso praticamente niente. Non si è mosso niente perché la Lazio deve cercare di vendere. Abbiamo 20 giocatori in prestito che il 1 luglio ritorneranno a Roma e di questi nessuno al momento è già stato piazzato. Ed è un problema grave perché, ripeto, questi sono 20 esuberi a cui si potrebbero aggiungere Akpapro, che quest'anno ha giocato pochissimo, Isai, che ha deluso, potrebbe essere sul mercato, Raul Moro, insomma ci sono tanti giocatori che non rientrano più nel progetto Lazio e che si potrebbero piazzare. Non solo, ma ti liberi di stipendi inutili, tra virgolette, perché non rientrano nei programmi di Sarri, però tu ovviamente li devi pagare. E magari riesci anche a vendere qualche calciatore e con quei soldi puoi anche comprare qualche giocatore, puoi fare il mercato. La Lazio è ferma. Ieri Murici in nazionale ha fatto una doppietta. Il Mallorca ha detto: vogliamo riscattare Murici. Siamo al 10 giugno e Murici è ancora un giocatore della Lazio. Vavro ha vinto il campionato col Copenaghen. I tifosi danesi lo adorano. Vavro è ancora un giocatore della Lazio. Non ci dimentichiamo Fares. Fares, la Lazio ha pagato tanto. È un giocatore che secondo me è ancora stimato in Italia. È vero, si è rotto il legamento, non so quando rientrerà. Però magari riesce a piazzarlo. Escalante, che ha fatto bene in Spagna. Insomma, ci sono tanti tanti giocatori che dovrebbero aver mercato e che la Lazio non riesce a piazzare. Vi faccio un esempio. Florenzi è un giocatore che negli ultimi anni alla Roma, la Roma ha mandato in prestito ovunque perché non rientra nei programmi della Roma. Un giocatore che probabilmente ha dato già il meglio di sé. Il Milan ha già l'accordo con la Roma per prendere Florenzi. Possiamo criticare la Roma quanto vi pare, ma la Roma riesce a fare le cose, la Lazio no. Io non riesco a capire come non si faccia a piazzare Murici dopo una stagione del genere. Io non riesco a capire come Vavro non sia già stato riscattato dal Copenaghen dopo una stagione del genere. Io non riesco a capire come mai i giovani usciti dalla primavera dalla Lazio non trovano la sistemazione. Molto spesso rimangono a Formello ad allenarsi a parte. È un problema gravissimo, è un problema targato Iglitalia, un problema che poi pesa sul bilancio. Pesa sul calciomercato, pesa sulla rosa, pesa sull'allenatore, perché ti ritrovi 20-25 giocatori che stanno lì e non possono essere utili, ma ti bloccano, perché l'indice di liquidità, uno dei problemi è che i salari della Lazio sono troppo alti. Uno dei problemi della Lazio è che i stipendi della Lazio sono cresciuti, le entrate non sono cresciute altrettanto, ma se andiamo a vedere i stipendi della Lazio sono cresciuti soprattutto perché ci sono i 2 milioni e 2 di Murici, 1.100.000 di Vavro, 1.000.000 di Lukaku, 1.000.000 di Durmisi, giocatori che non giocano, però sono 5 milioni buttati nel cesso. Però sono 5 milioni che nella Lazio fanno la differenza. Aggiungete che ce ne sono altri 17 in questa situazione, capite che la Lazio spreca qualcosa come 19-20 milioni che magari nella Juve non contano niente perché la Juve ha incassi superiori. Nella Lazio fanno la differenza incredibile. Perché il monte stipendi della Lazio è 60 milioni e 20 si aggiungono di giocatori in esubero. Capite che è il monte stipendi della Lazio, un terzo, un quarto è di giocatori in esubero, quindi giocatori che non servono. Capite che è un bel malloppo per una società come la Lazio e influisce sull'indice di liquidità perché purtroppo le spese degli stipendi della Lazio sono alte e la cosa brutta è che non è che dici che è lo stipendio di Ciro Immobile o di Milinkovic Savic che crea problemi alla Lazio. No, è quello di Vavro, è quello di Durmisi, è quello di Murici, è quello di Lukaku, è quello di Escalante. Giocatori che non c'entrano niente con la squadra. Giocatori che tu non vorresti avere in rosa, però devi ovviamente pagare e questi influiscono sull'indice di liquidità della Lazio. Siamo al 10 giugno, ancora nessun giocatore della Lazio è stato venduto e questo è un problema grave. Questo è il mio commento, qual è il tuo? Scrivi nei commenti qua sotto e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao, alla prossima!